Grazie, come dicevi tu, alla team, alla Lega di Serie A della pallavolo femminile e soprattutto Montichiari. Grazie per averci ospitato oggi, ma grazie anche di mantenere la Serie A, perché grazie a loro noi abbiamo potuto essere qua oggi presente come lo eravamo l'anno scorso, in una formula leggermente diversa, ma ugualmente accattivante. Secondo me è importante avere un mito nel volley perché ti dà dei punti di riferimento che ti aiutano a crescere e a migliorare. Secondo me è molto importante avere dei miti per crescere nel volley perché ti permettono di migliorare avendo un modello e quindi non fare cose astratte. Secondo me senza miti non si può giocare a pallavolo come in qualsiasi altro sport perché non ti rifai a nessuno e quindi non hai obiettivi da raggiungere. Secondo me può essere utile avere un mito da seguire, però penso che sia più importante avere dei sogni o degli obiettivi da porsi e avere la passione, la pazienza di superare i momenti dove le cose non vengono e la voglia di arrivare in alto. Certo che però studiare gli altri, prendere alcune situazioni come esempio, penso che possa servire sia per un giocatore che per un allenatore. Penso che la Volley Team Cup è un progetto molto interessante, spero che continuerà nel tempo. Per il fatto che le bambine possono prendere ispirazione da atlete professioniste, possono capire comunque che cosa significa il mondo realmente della pallavolo e che cosa significa starci dentro davvero. Secondo me la Volley Team Cup è un'esperienza molto bella per le bimbe perché io mi ricordo che quando ero piccolina venivano ragazze di serie A o comunque anche di serie B a dimostrare o comunque ad allenare e per me era energia per almeno un mese. Il mio mito è Simona Algioli. Ludovica Dalia. Luna Caracciolo. Perché è brava. Lo prendo come modello di riferimento. Non si arrende mai.